Bene, allora ci siamo proprio, siamo qui per naturalmente abbiamo gli ospiti stamattina, ve l'avevo annunciato precedentemente. Abbiamo la professoressa Nucera Domenica, quindi che io saluto e naturalmente ringrazio per essere presente nella nostra emittente Grazie a voi. radiofonica. Il telefono stamattina gentilmente lo mettiamo un po' da parte fino a quando diciamo non intervistiamo i ragazzi, poi magari ci sentiremo durante l'intervallo. E allora, la scuola media di Melito Portosalvo. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, stamattina emozionata un po'? Sì, è una bella sensazione essere qui con voi. Certo, immagino. Comunque, voce, vi raccomando, sono emozionatissime. Comunque, con me non c'è problema, vi porto veramente ad essere a mio agio. Allora, ringraziamo innanzitutto la scuola media di Melito Portosalvo. So che sono in ascolto, quindi ci stanno ascoltando dalla scuola, sia gli alunni che i professori. Li salutiamo con tantissimo affetto e li ringraziamo soprattutto perché stanno lavorando tantissimo, sia insegnanti che alunni, con progetti che veramente vale la pena. Ne abbiamo tantissimi, è vero? Ne abbiamo Sì, fatti tantissimi quest'anno. oggi. Ormai siamo alla stretta, ormai abbiamo finito, si può dire, Siamo l'anno agli sgoccioli, scolastico. sì. Bene, allora la parola. Io sì, vorrei ancora sottolineare l'importanza di questo genere di esperienze che racchiudono in sé i principali obiettivi che tutte le scuole di oggi si prefiggono, quindi imparare ad imparare e comunicare attraverso metodologie alternative. Partendo dalle risorse che il territorio ci offre, voi siete un eccezionale esempio. Grazie. Così usciamo dagli schemi in cui l'unico ambiente di apprendimento è l'aula. E sono questi gli approcci che permettono ai nostri ragazzi di essere i principali protagonisti del domani, riuscendo a ideare il proprio futuro e contribuendo allo sviluppo della nostra area grecanica. Quindi per questo ringrazio ancora tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, tra cui la professoressa Toscano, Chilà, la professoressa Surfaro, la Battaglia e tutti i professori del corso D. Inoltre ringrazio il signor Ferdinando Lampi che realizza foto e video che presto saranno pubblicati sul sito della scuola, i giornalisti Mariella Iriti e Giuseppe Ciliani che hanno dedicato al progetto degli interessanti articoli e infine ringrazio il dirigente scolastico che è una persona particolarmente illuminata, che promuovendo questo genere di percorsi innovativi dimostra ancora una volta di essere una persona lungimirante. E questo è importante perché se non ci fosse la collaborazione dei responsabili della scuola, ovviamente non si potrebbe fare nulla. Infatti. E, diciamo, questi progetti, avete incontrato difficoltà nel formularli, nello svilupparli? Ecco, perché penso che siano anche a livello esterno, oltre che a livello Sì, interno. c'è della burocrazia da adempiere, però non è difficoltoso perché sono tutti molto contenti e Disponibili. disponibili, sì, di partecipare. Eh sì, perché tanto diciamo è soprattutto per la cultura sia del territorio che dei ragazzi in se stessi. Infatti. Bene, grazie. Adesso Grazie. passiamo immediatamente, un attimino che c'è una telefonata, vediamo un po', la mandiamo in diretta. Pronto? Sì, buongiorno. Salve. Chi sei? Mi chiamo Angelo Gosso e faccio parte della classe terza A della scuola Corrado Alvaro. Benissimo, brava. Ci state ascoltando ovviamente. Sì. Sì, E siamo dimmi. qui in classe tutti ad ascoltare. Brava. Volevamo parlare del concorso che abbiamo fatto a Trento. Bene, e allora ci dici qualcosa? Ti stiamo ascoltando. Sì, ok. Allora, abbiamo partecipato come orchestra dell'Istituto Comprensivo d'Amici Galla di San Lorenzo e Melito Portosalvo al sesto concorso internazionale di musica concerti e flessibile che si è tenuto a Trento il 12 maggio 2013 presso il Teatro di Vergine Valtellina. Hanno partecipato 21 scuole all'indirizzo musicale e ci siamo classificati al secondo posto con un Bravi. punteggio di 93 su 100. Ah, complimenti Abbiamo veramente. Grazie. Abbiamo eseguito la Carmen di Bizet, che comprendeva l'introduzione, il tema tragico, Banera e Toreador, e Tango Virtuoso di Galiano, e poi il Mambo numero 5 di Pérez Prado.
Bravissime, che non è tanto facile ovviamente. Quindi voglio dire, siete stati ultra bravi, dobbiamo veramente farvi i complimenti. Grazie. E fare i complimenti soprattutto anche ai vostri docenti. E, volevi dire qualche altra cosa? Sì, le porgo i saluti dalla professoressa Marina De Gaetano. Oh, grazie, abbraccio, ma la dalle un bacione, d'accordo? Come mai lei oggi non è qui con noi? Insomma, Marina, buongiorno bella, un abbraccio da parte mia, eh. Va bene. Ok, ci grazie. Sentiamo, grazie a te, grazie a voi, grazie, buon ascolto, grazie. Ciao bella, grazie. Ciao ciao. Bene, allora noi continuiamo con il nostro alunno, e lo facciamo con Panzera Giovan Battista. Ecco Panzera, Giovan Battista, diciamo Giovan Battista è più bello, il cognome di solito si lascia sempre fuori. Senti Giovan Battista, abbiamo partecipato a degli indovinelli la scorsa volta, ecco. Ne avete preparati degli altri? Sì, abbiamo preparato degli altri con la prof Anna Battaglia. Bene, quindi salutiamo anche l'insegnante. E ascoltami, questi indovinelli oggi cosa ci presenta? Innanzitutto dobbiamo dire, e lo faccio vedere anche nella telecamera, la scorsa volta il ragazzo ha vinto, Natale mi pare che si chiamasse, ha vinto i colori. Quindi il ragazzo che naturalmente ha vinto i colori può venirli a ritirare presso i nostri studi. Così visiterà anche lo studio. E poi quindi questa volta abbiamo la possibilità di formularne degli altri. Sì. Ecco, e allora vediamo. Ma li dici pure in inglese? Sì. Io l'inglese non lo so, quindi io non ti posso aiutare. Quindi vai tu avanti. Allora, iniziamo prima con l'inglese. What's King Kong's favorite Christmas carol? E poi ora in italiano. Qual è la canzone natalizia preferita da King Kong? Chi era King Kong? King Kong, chi era? King Kong è... Vediamo se tu lo sai chi era King Kong. Brutto, orribile era. King Kong era un orangotango. Orribile proprio. Se lo incontrasti tu, cosa faresti? Mi spaventerei. Ah beh, logico. Bene, poi? Poi, what belongs to you but other you sit more than you do? Mi hai detto una cattiva parola? No. E allora, che ora in italiano, cosa appartiene a te ma gli altri lo usano più di te? Mamma che difficile però, io non saprei rispondere. Tu sapresti rispondere, sì. La sai la soluzione? No, non la dire però, eh. Andiamo al terzo indovinello. Sempre in inglese, prima in inglese. What comes once in a minute, twice in a moment, but never in a century? Ora in italiano, cosa appare una volta in un minuto, due volte in un momento, ma mai in un secolo? Ecco, io non saprei rispondere, sperando che ci sia qualcuno che lo possa fare, perché voi siete preparati, quindi sicuramente qualche ragazzo anche della scuola media si pronuncerà a questi indovinelli. E saranno pubblicati nel secondo volume del giornalino scolastico e saranno ripetuti alla radio nei giorni successivi. Quindi ascoltate, io in inglese ovviamente non li ripeterò, li ripeterò in italiano. E poi ci darete la soluzione. E cosa vinceranno? Lo sai? No. No, non lo sai. Allora, vinceranno sicuramente un qualcosa che io avevo letto, ma che in questo momento non mi ricordo. Vabbè, lo diremo in seguito. Intanto, allora, vi ringrazio e poi passeremo agli altri. Bene, allora siamo in diretta, ritorniamo in diretta appunto con la professoressa Surfaro Maria Giuseppina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. E poi abbiamo l'alunna Alberti Maria Grazia della seconda D, buongiorno. Professoressa, allora di cosa ci parlerà stamattina? Io leggo innanzitutto, qua un together in education, sì, ma l'ho prima, detto giusto? Sì, bene, sì, volevo innanzitutto dire, sono abbastanza emozionata, forse più dei miei ragazzi. No. Comunque sono davvero molto lieta di essere qui con voi e di condividere questa esperienza con voi e con i ragazzi. Porto i saluti del dirigente, il quale sarà presente nel prossimo incontro, cioè il 6 giugno. Sì, e poi tra le altre cose, visto il successo e visto il collegamento diretto, vorrei salutare tutti i colleghi che ci stanno ascoltando a scuola, tutti i ragazzi, e permettetemi in modo particolare, vorrei
vorrei salutare le classi nella quale insegno, appunto la prima D, la seconda D e la seconda E. Posso assicurarvi che questo progetto sta avendo molto successo e quindi sarebbero voluti venire tutti i ragazzi a fare questa esperienza diretta. È vero. Perciò mi auguro che un altro anno questo progetto possa continuare. Certo. Organizzeremo diversamente. Lo faremo partire proprio fin dall'inizio dell'anno, permettendo a tutti di poter fare queste esperienze, perché ritengo che appunto tutte queste attività extrascolastiche non fanno altro che favorire e implementare il successo formativo dei nostri ragazzi, perché arricchiscono il loro bagaglio culturale, gli permettono di crescere, di maturare e quindi di acquisire reali capacità di auto-orientarsi e di scegliere, anche perché è importante che ciascun allievo conosca se stesso, le proprie attitudini e appunto le personali potenzialità per poter fare poi nel futuro delle buone scelte. Lei ha fatto qualche progetto particolare nella sua classe? Sì, nelle classi del corso prolungato, volevo dire appunto prolungato perché si avvale di 6 ore più settimanali e quindi che vengono svolte con 2 rientri pomeridiani. Questo mi dà la possibilità appunto di poter svolgere questo progetto Together in Education, che è stato promosso dal Ministero dell'Istruzione in continuità con il progetto Together in Expo 2015. E questo progetto praticamente ha visto coinvolti circa 78.000 studenti provenienti da 72 paesi e sono orgogliosa di dire che i nostri ragazzi, i ragazzi della seconda D e della seconda E, si sono davvero distinti, ottenendo successi. Infatti nel mese di ottobre come premio hanno avuto l'opportunità di salire a Milano e di visitare il sito espositivo, facendo quindi un'esperienza davvero molto importante, ma tuttora con le loro attività continuano a mietere successi. Infatti la seconda E è stata premiata dal MIUR, i ragazzi sono stati nominati ambasciatori di TE, hanno avuto un buono spendibile in materiale didattico e digitale. E volevo appunto precisare che le scuole che che fanno parte di questo progetto sono scuole di tutto il mondo e quindi la nostra scuola si è distinta, perciò permettetemi, un applauso ci vuole. Ma comunque, per parlare di questo progetto, passo la parola ad una delle protagoniste, che Maria Grazia, che praticamente è una delle esperte digitali del corso D. Passo la parola a lei. Sì. Allora, questo progetto è intrapreso in questi 2 anni, è un piccolo scudo. Sei partita in quarta tua, non mi hai fatto dire niente, non vuoi che io ti dica niente, non vuoi che ti chiedo niente? No, no, no. Ah sì, allora, senti un po', ascoltami, tu hai partecipato a questo progetto, sì. È un progetto che ti ha dato qualcosa? Assolutamente sì, grazie alle missioni che ci vengono proposte ogni settimana, noi ragazzi ci mettiamo in confronto con moltissime culture, perché ovviamente partecipano circa 2891 scuole e grazie alle missioni il portale di TE ogni settimana prende vita e i temi chiave, diciamo, che noi affrontiamo sono quelli in eredità a Expo 2015, quindi il bullismo, l'alimentazione, la tecnologia. Sono degli argomenti, diciamo, di fondamentale importanza, sì, soprattutto sì. Il bullismo d'oggi. Ecco. Ascoltami, come l'affronteresti tu un argomento del genere? Allora, ne abbiamo parlato molto su questo argomento e io sono dell'idea che il bullismo non sia soltanto fisico, ma soprattutto mentale. Ecco, quello certo, che secondo me è più... Infatti, nella tua scuola ce ne sono episodi di bullismo? Certamente. Secondo me sì. E come, diciamo, si sono svolti, diciamo, questi? Grazie alle professoresse. Vi hanno aiutato in questo senso? Sì, certamente sì. Ecco. E allora, vediamo un po' di continuare con la prossima professoressa che avremo qui. Bene, allora, abbiamo accanto a me, sulla mia destra, abbiamo la professoressa Noce, Mariella, buona giornata. Buongiorno a voi. Che ci parlerà logicamente della storia di Melito. E quindi, se ci fosse qualche radioascoltatore che volesse intervenire, con piacere, 0965 78 15 02. Prego.
Dunque, io anziché parlare della storia di Melito vera e propria, vorrei parlare invece delle motivazioni che ci hanno spinto a scuola a ad attuare questo progetto e soprattutto a stimolare i ragazzi nella ricerca proprio storico-ambientale del nostro territorio. Siamo partiti dal presupposto che la scuola è un centro di formazione culturale e sociale, deve preparare i ragazzi ad essere i futuri cittadini di domani e devono vivere consapevolmente questa loro cittadinanza. Da qui l'idea di soffermarci proprio su Melito, sul territorio di Melito e anche in parte sul territorio circostante. Qual è stato l'obiettivo che abbiamo cercato di perseguire? Quello della rivalutazione proprio del patrimonio culturale, del patrimonio storico, ambientale del nostro territorio. E ci siamo resi conto che spesso i ragazzi disconoscevano alcune delle cose fondamentali del loro paese. E questa è stata una scoperta meravigliosa che i ragazzi hanno attuato, grazie anche a delle uscite che noi abbiamo fatto sul territorio. E, per quanto riguarda Melito, noi abbiamo parlato delle sue origini, poi abbiamo parlato di Melito nel Risorgimento, cosa importantissima grazie anche allo sbarco di Garibaldi. E poi abbiamo affrontato anche le risorse proprio del territorio melitese, le risorse del passato, soffermandoci soprattutto sull'ospedale di Melito, la dolente nota di questo momento, che era un fiore all'occhiello. Che era un fiore all'occhiello, esattamente. I ragazzi hanno scoperto veramente quale fosse la risorsa, quale risorsa importante fosse l'ospedale di Melito e oggi purtroppo ce ne accorgiamo oggi dopo averlo perso. Esattamente, esattamente. E poi ci siamo soffermati anche un po' sulla cultura popolare, per cui siamo andati alla ricerca di vecchi proverbi, di detti, di inenni e di canzoni e i ragazzi si sono veramente entusiasmati, lo hanno fatto proprio con grande desiderio di apprendere, non solo, ma sono stati anche portatori di notizie nelle loro famiglie, perché spesso, per esempio adesso Antonio forse ne parlerà, spesso anche i genitori non conoscevano alcune perle, alcune bellezze del nostro territorio. Ma è vero, perché solo le persone di una certa età hanno potuto contribuire a questa realizzazione, perché i giovani di oggi non se ne parla proprio, esatto, ignorano completamente sia i vecchi proverbi, sia le nenie, sia le canzoni, sia le poesie, sì. non esistono più, ecco, e quindi per i ragazzi è importante, ma anche per le famiglie, perché le famiglie apprendono dai ragazzi al giorno d'oggi, perché molti sono tutti oggi col cellulare, sti messaggi, WhatsApp, Instagram, cioè non si capisce più niente, invece la cultura è fondamentale e quindi anche i genitori dovrebbero aiutare i figli a svilupparla, però al giorno d'oggi purtroppo chi lavora, chi non c'è, una cosa e l'altra, e quindi sti figli sono un po' abbandonati a se stessi. E la diciamo che la scuola è molto importante. È il primo centro, appunto, infatti, è un'agenzia educativa molto importante. Passano più ore a scuola, si può dire, che con le famiglie, per cui è fondamentale l'istruzione. E quindi le stavo dicendo, la cosa poi che le ha entusiasmati sono state le visite guidate che abbiamo fatto sul nostro territorio, proprio alla scoperta, attraverso i luoghi, poi siamo risaliti alle notizie storiche. Bellissimo, ecco, veramente, quindi, bellissimo, molto bene. Importante, grazie comunque. Prego. E adesso parliamo invece con il nostro alunno di Raco Antonio, ecco, ci tengo a precisarlo. Che classe frequenti? Io frequento la seconda del corso D. Senti, ti è piaciuto questo progetto, questo sviluppo storico della città di Melito? Sì, mi è piaciuto moltissimo perché, vabbè, oltre a scoprire nuove cose, abbiamo capito anche come vivevano le persone del tempo. Ecco, cosa hai scoperto? Mi dici un episodio che ti ha colpito di più? Sì, allora, noi innanzitutto abbiamo fatto molte uscite sul territorio. Quella che mi è piaciuta di più è stata la visita al castello al Palazzo degli Alberti, che si trova all'incrocio tra la vecchia via Citrarata, ovvero la via che porta alla Marina, e la via del Fortino. E perché ti è piaciuto di più? Perché cos'è che ti ha... Mi è piaciuto di più perché... Abbiamo visto molte cose che noi non sapevamo, come per esempio le epigrafi scritte in marmo. Queste epigrafi risalgono al 1667 e al 1677 d.C. Sono state scritte da Don Domenico Alberti, marchese di Pentidattilo,
sono molto importanti perché forniscono alcune notizie sul nome di Melito, che per esempio deriva dalle terre del miele. Bello, bellissimo. Meli, diciamo che doveva essere intuitiva la parola, però non tutti la sanno. Quindi abbiamo scoperto pure che Melito significa terra del miele. Terra del miele. E poi l'epigrafe più significativa, secondo me, è stata quella che ha scritto nel 1677, dove parla del viandante, dei viandanti, e di non fermarsi a guardare con superficialità le bellezze del posto, ma proprio assaporarle. E parla anche di una cosa molto importante, soprattutto per la cultura di Melito, ovvero che Melito è posta sotto protezione della Vergine Immacolata. Bellissimo, veramente. E poi c'è qualche altro episodio che ti ha incuriosito? Sì, abbiamo fatto un'altra uscita che era sulla via 19 agosto, che era un tempo... Il vecchio paese di Melito, perché spieghiamo, logicamente la gente non sa cos'è la via 19 agosto. Ecco, è il vecchio paese di Melito ed è la via principale del vecchio paese. E che cosa hai scoperto in quella via? Abbiamo scoperto che alla fine della via 19 agosto c'è una scritta che si chiama Viva l'uomo qualunque. Ah, benissimo. Bene. Questa scritta era uno slogan fatto da Giacomo Giannini. Questo Giacomo Giannini era un giornalista che voleva creare un partito che si allontanasse sia dal comunismo che dal fascismo. Quindi era una sorta di via di mezzo, si occupava dell'uomo qualunque, ovvero dell'uomo di strada, del cittadino. Bravissimo, bravo, complimenti. Se fossi io la tua insegnante ti metterei 10 perché sei stato bravissimo. Ok, allora adesso ci ascoltiamo la canzone e poi parleremo con altri docenti e con altri alunni. Bene, siamo pronti per il prossimo intervento. Abbiamo qui una carissima professoressa, non che le altre non lo fossero, per amor del cielo, ma siccome lei è più emozionata degli altri, e allora logicamente la dobbiamo incoraggiare. La professoressa Vittoria Vasere. Varese, come la città. Ah, me l'hanno data al contrario, al contrario, il nominativo. Ma questa era una battuta per farla ridere un po'. Grazie, grazie. E allora, vediamo un po', professoressa, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi e grazie di averci ospitati Ma oggi. No, è il nostro dovere farlo. Quindi è responsabile del giornalino scolastico. Come è nata l'idea di fare questo giornalino? Beh, l'idea è nata osservando attentamente i miei alunni, molto spesso così svogliati, distratti, con poco entusiasmo. Allora, sulla base anche della mia esperienza passata, ho detto qui devo creare qualcosa per entusiasmarli, per motivarli, e allora ho progettato appunto questo lavoro intitolato il giornalino scolastico, perché ritengo che un modo diverso, un approccio diverso con diciamo strumenti diversi creino una maggiore entusiasmo appunto, e si riesce poi alla fine di sviluppare quelle competenze della lingua italiana, la finalità della lingua, in modo particolare la lingua italiana. Quindi siamo partiti così dando un titolo al nostro giornalino e poi dando dei compiti ad ogni alunno, perché la costruzione di un giornalino sembra semplice, ma di fatto non lo è, perché bisogna scegliere i redattori, i caporedattori, i vari giornalisti, chi si occupa delle foto, chi si occupa dei reportage, insomma, ad ognuno un compito, e questo allo stesso tempo sviluppa il senso della cooperatività, della socializzazione, così importante in una classe, così importante al mondo d'oggi. No, anche spesso c'è collaborazione, viviamo in maniera egoistica, in maniera chiusa nella nostra individualità. E i ragazzi poi hanno amato proprio scrivere, perché spesso sono attratti da questo mondo virtuale, mandano i messaggini, invece proprio l'uso corretto di una frase eccetera viene fuori proprio scrivendo con un giornalino, perché visualizzano la pagina, la devono poi rivedere per correggerla, e quindi è un lavoro propedeutico per la formazione, per le competenze della lingua italiana.
Quindi diciamo questo ha dato dei risultati perché siamo usciti dalla nostra classe, abbiamo coinvolto le altre classi, la seconda D, la prima D, tutto il tempo prolungato, quindi c'è stato un lavoro di gruppo nel vero senso della parola. E per classi, cosa che spesso non si fa, perché ognuno di noi rimane chiuso magari nella propria aula, lavora con i propri alunni, invece abbiamo allargato gli orizzonti nel vero senso della parola. Tra l'altro, se ci dobbiamo ricordare molto spesso che la macchina di scrivere la usava già Freinet, non so, alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e Freire, che aveva sviluppato la pedagogia degli oppressi, diceva: ricordatevi che i ragazzi che avete di fronte non sono dei vasi da riempire, ma sono delle potenzialità. E molto spesso, ecco, ci dimentichiamo di questo. E invece il giornalino, e non solo il giornalino, ma altri progetti, oggi la nostra presenza qui apre ancora una volta spazi diversi, orizzonti diversi, i ragazzi apprendono in modo diverso e la con il più entusiasmo. Ecco, la collaborazione fra le classi è stata proficua, sicuramente sì, si sono aperti. certo, diciamo, questa collaborazione limita anche il sorgere di fatti tipo il bullismo, fa scaturire proprio una collaborazione sana. È quello che la scuola deve ospitare. Le famiglie hanno partecipato, sì, ecco. Cerchiamo di coinvolgere anche le famiglie, che come più di una volta diciamo, si dice, sono spesso ultimamente presi troppo da altri problemi e lasciano in balia di se stessi il proprio figlio e di se stesso il proprio figlio. Quindi questo è un modo. Ho sperimentato durante l'anno altri diciamo progetti, per esempio uno scambio epistolare con i compagni di un'altra realtà, collaborazione con una scuola, la scuola Melli da Poliziano di Firenze, precisamente con una terza. I miei ragazzi hanno scritto questa classe per scambiare appunto idee, certo. Desideri, sogni. Ma poi si crea proprio dell'amicizia, sì, tra di loro, ed è importante perché un domani possono anche andare a trovare, anche per capire queste realtà sono diverse, molto diverse, ma siamo sempre italiani tutti, certo, quanti dovremmo, sì, però essere c'è un abisso, più. Sì, c'è un abisso, certo, anche se non si vuole ammettere, però c'è un abisso tra nord e sud, certamente. Quindi questo lo dobbiamo riconoscere, purtroppo. Diciamo, questo giornalino è consultabile sul sito della, sì, scuola, perché, sì, c'è un sito, siete anche su Facebook. Sì, stiamo completando la seconda edizione e quindi che porteremo, diciamo, c'è il cantiere aperto e a breve sarà completato tutto il lavoro. Quindi ricordiamo anche che hanno una pagina Facebook, quindi possono naturalmente consultarla e vedere i passi che si fanno in questa scuola. Grazie professoressa, grazie. Andiamo a voi, saluto tutti e ringrazio naturalmente il dirigente scolastico e tutti i miei colleghi e il personale ATA che partecipa attivamente a tutti i nostri progetti, a tutte le nostre attività. Ecco, lo ringraziamo veramente di cuore. Niente. Andiamo invece al nostro carissimo Iaria Fortunato di terza D. Tu ci parlerai dell'orientamento. Sì. Innanzitutto tu ti sei orientato già? Sì. Cosa sceglierai? Ho scelto il liceo scientifico di Bova. Di Bova. Euclide. Quindi sei bravo in italiano? In matematica. Te la cavi. La matematica nel liceo scientifico è fondamentale, quindi vediamo un po'. D'accordo, un attimino solo, andiamo a una telefonata in diretta, vediamo un po'. Pronto? Vediamo un po' se. Sì, ciao, chi sei? Salve. Buongiorno, sono un'alunna della seconda D e vorrei intervenire per evidenziare il problema che a noi cittadini sta molto al cuore, il problema dell'ospedale che avete nominato prima. Benissimo, ascoltami, come ti chiami? Non lo diciamo, dai. E allora cosa ci vuoi dire? Dimmi sull'ospedale. Allora, no, io volevo dire che a noi a scuola appunto abbiamo studiato diciamo, la storia del nostro ospedale e abbiamo scoperto che ha più di 100 anni di storia ed ha rappresentato una delle risorse più importanti per l'economia di Melito. E siccome appunto aveva una storia così importante,
questo ospedale, però ora diciamo che si ritrova un po' sguarnito di tutto. Ma infatti. Perché, ad esempio, per noi ragazzi non c'è un reparto di pediatria, per le bambine attese non c'è più un reparto di ostetricia, di ginecologia, e mancano anche molti strumenti. E anche, ad esempio, i medici potevano lavorare con, diciamo, strumenti pediatrici. Sì, ma mancano pure i medici, questo è il problema, mancano pure i medici. Anche noi cittadini, magari se abbiamo bisogno di qualcosa o un problema, dobbiamo andare in altre strutture, in altri paesi. Ma infatti. Perciò appunto volevo sottolineare questo aspetto, diciamo, dell'ospedale. Guarda, io non conosco la tua età, quanti anni hai? 13 anni. Se già a 13 anni tu ti poni questi problemi, non capisco perché gli adulti non se li pongano, perché se una ragazzina di 13 anni mi fa questo ragionamento, io vorrei proprio metterlo a confronto con un adulto, con queste persone che naturalmente sono così passivi. Ecco, hanno accettato la chiusura di questo ospedale nonostante si siano fatti degli incontri, sì, si siano fatti delle manifestazioni, però il problema rimane sempre. Auguriamoci che la tua voce... Un po' distrutta anche la nostra, era una diciamo una risorsa proprio molto importante. Ma era una sicurezza anche. Era una sicurezza. Ho scoperto che venivano persone da tutta la Calabria, ma anche dalla Puglia e dalla Campania. Ma infatti era il fiore all'occhiello per Melito l'ospedale, perché a parte il fatto che c'erano dei medici bravi, e ci saranno anche adesso, però voglio dire, era una struttura che portava tanti soldi, tanta economia anche ai negozi, perché i negozi purtroppo a Melito adesso si trovano in balia di loro stessi, perché non è che ci sia tanta gente che viene più qua, se ne vanno a Locri, se ne vanno a Gioia Tauro, e quindi questo, quando si può raggiungere quell'ospedale? Speriamo che lo possiamo sempre raggiungere, perché se no, se è una cosa urgente, non so dove la fine che ci faranno fare. È una cosa urgente, perché dobbiamo andare a Sorrento. Infatti. Ti ringrazio comunque, sei stata bravissima. Niente, complimenti bella, e sperando grazie che la tua voce possa essere... Fare un saluto ai miei compagni. Certo, perché no? E a tutta la scuola. Certo cara, grazie anche a te, grazie bella, ciao ciao. Arrivederci. E speriamo che la voce di questa ragazzina possa veramente scuotere le coscienze, che qualcuno dei politici possa averla ascoltata e che naturalmente possa fare qualcosa. Un messaggio: sono un'ex alunna della professoressa Noge, volevo salutarla e complimentarmi, ottima insegnante, sempre dalla parte degli alunni. Luigina. Ecco, quindi l'insegnante ti saluta, ti abbraccia, e era una tua ex alunna, Luigina, che veramente ti ha fatto i complimenti. E allora ritorniamo al nostro discorso, ti ho lasciato caro. E allora Fortunato, dimmi, mi stavi parlando appunto di questo orientamento, so che avete fatto delle visite guidate. Sì, infatti abbiamo visitato il liceo Alessandro Volta e il liceo Euclide. Il liceo Alessandro Volta, che tipo di liceo è? Un liceo scientifico. Scientifico, poi? Che praticamente sì, molto grande, sì, infatti vanta numerose sezioni e pieno di laboratori. Però io ho scelto il liceo di Bova per diversi fattori. Uno, per la vicinanza, perché... E di solito si fanno queste scelte purtroppo in base alla vicinanza, ed è sbagliato, perché i ragazzi tante volte hanno delle potenzialità che non si ritroveranno mai, ad esempio, in un liceo scientifico, in un liceo classico, e magari hanno voglia di andare ad un liceo artistico, sono molto bravi, oppure al conservatorio, oppure all'industriale, che offre tantissime strade. Però purtroppo la vicinanza, il fatto di non viaggiare, di non avere i mezzi per poterlo fare, implica tante volte delle scelte sbagliate. Tu sei convinto? Sì, perché è una scelta che ho fatto io, perché mi sentivo portato su determinate materie. Senti, i tuoi genitori sono d'accordo su questa scelta? Sì. Sì. Sia mia madre che mio padre, anzi, mi hanno pure incitato, mi hanno a scegliere questa. Poi lo sai che devi andare all'università comunque. Lo so. Quindi sì. Gli studi
al giorno d'oggi sono più pesanti, non sono più come quelli di una volta, è vero? Senti, hai idea dei tuoi compagni che tipo di scelta hanno fatto? Allora, sì, ci sono stati alcuni che hanno scelto il liceo come Leonardo da Vinci, un altro liceo scientifico di Reggio, altri linguistico, altri degli istituti tecnici, altri. Quindi c'è stato, diciamo, una scelta mista nella classe. Vasta, sì, sì. Gli insegnanti vi hanno indirizzato su queste scelte? No, onestamente no. Ci hanno consigliato, ci hanno esposto le nostre potenzialità, ecco. Sì, però non si sono permessi. Beh, certo, è logico, diciamo che le scelte sono esclusivamente vostre. Personale. E voi dovete veramente essere in gamba per trovare gli strumenti aiutare. Adatti, i mezzi adatti per, esatto, farli, per poterli aiutare, per farli crescere nel migliore tutto, dei modi, in tutto, in maniera completa. Questa è l'età più pericolosa, sì, questa è l'età che se viene naturalmente assorbito tutto quello che gli si dà ai ragazzi, saranno poi cammineranno con i loro piedi. Benissimo, cammineranno con i loro piedi. Speriamo. Grazie professoressa. Va bene, comunque. Grazie a voi, grazie. Grazie a voi. E allora adesso ascolteremo una bella canzone che è Duele il Corazon per tutti i ragazzi della scuola media di Melito Portosalvo che l'hanno richiesta. Quindi balladela, c'è qualcuno qua che mi tocca il mouse e quindi io non riesco ad andare sulla canzone. Vabbè, ora lo facciamo.